Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. In apertura parleremo delle novità annunciate oggi dalla struttura commissariale post-frana e post-sisma con Giovanni Legnini che ha annunciato sostanzialmente due importanti novità che contribuiscono sicuramente ad accelerare o comunque ad offrire ulteriori strumenti per la ricostruzione, soprattutto di Casa Micciola, per quanto riguarda in generale il terremoto, anche Lacquameno e Forio. Ci sono novità importanti annunciate dallo stesso Legnini anche in merito alla disponibilità all'acquisizione di immobili dismessi sul territorio. Si è parlato di Pio Monte della Misericordia. Novità importanti di giornata arrivano anche dal commissario prefettizio Calcaterra che ha annunciato l'approvazione del piano speditivo, l'insediamento della sala operativa che permette quindi di evitare che i cittadini delle zone D e A4 debbano lasciare le proprie abitazioni in caso di allerta meteo, laddove però ci siano dei particolari segnali di allarme. Chiaramente si potrebbe comunque procedere allo sgombero. Parleremo ovviamente anche di altre notizie per concludere come sempre con lo sport. Ma iniziamo proprio dalla conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio e durante la quale sono stati presentati due nuovi strumenti di forte cambiamento e svolta per la ricostruzione. Il primo, come detto, riguarda la planimetria che rappresenta con precisione le informazioni sugli edifici che possono subito ricostruire. Il secondo punto invece è un avviso rivolto ai proprietari di edifici inagibili o dismessi per verificare l'eventuale disponibilità a cederli a coloro che dovranno delocalizzare i fabbricati. Chiaramente la cessione avverrebbe alla struttura commissariale. Il diritto a ricostruire deve essere effettivo, bisogna aprire i locali e i cantieri, ha dichiarato Legnini, che sul Pio Monte della Misericordia ha aggiunto: mi auguro che aderisca a questo invito in modo che lo stabile sia uno dei siti della futura Casa Micciola. Ascoltiamo allora Legnini. Due strumenti nuovi per far avanzare ulteriormente la ricostruzione sull'isola di Ischia, una planimetria che rappresenta con precisione tutti i dati, le informazioni per stabilire gli edifici che possono partire subito con la ricostruzione e quelli per i quali occorre il piano di ricostruzione e il piano di mitigazione del rischio idrogeologico. Da oggi tutti sono messi nelle condizioni di poter decidere se partire o non partire con il progetto e poi con il cantiere. Due, un avviso pubblico rivolto ai cittadini, ai proprietari di conventi immobiliari dismessi, inutilizzati, inagibili, per verificare se sono disponibili a cederli al sistema pubblico per metterli a disposizione di coloro che dovranno delocalizzare i fabbricati per effetto del rischio sismico e idrogeologico. Due strumenti in più che insieme alla decisione molto importante del commissario prefettizio di Casa Micciola, dottoressa Calcaterra, di forte cambiamento del piano speditivo di protezione civile che non prevederà più l'evacuazione immediata in caso di allerta gialla e arancione, ma solo nei casi più gravi, costituisce un avanzamento sia sul fronte dell'emergenza che della ricostruzione. Commissario, c'è certezza che gli immobili che oggi siano verdi restino tali, quindi chiaramente che le eventuali variazioni potrebbero essere soltanto migliorative e non peggiorative dell'attuale planimetria? Io penso proprio di sì, penso che le variazioni potranno essere solo migliorative, a meno che non ci siano valutazioni future su rischi a oggi non noti ulteriori di carattere idrogeologico, ma questo lo vedremo con l'aggiornamento del PAI che dovrà fare l'autorità di bacino. Lei parlava di due terzi della ricostruzione che può partire, un invito anche ai cittadini ad accelerare i tempi dopo anni in cui per vari motivi si è deciso di aspettare. Sì, è così, e
vogliamo che il diritto a ricostruire sia effettivo, e affinché lo sia occorre che il cittadino sia consapevole degli strumenti e delle opportunità che ha di fronte, e per la gran parte degli edifici questi strumenti e queste opportunità esistono, bisogna progettare e aprire i cantieri. Ultima domanda sulla delocalizzazione: ha parlato del Piemonte della Misericordia, della possibilità e di un dialogo, di una trattativa in corso per valorizzare quell'immobile e quindi metterlo a disposizione di chi magari potrebbe avere la necessità di delocalizzare. Noi abbiamo fatto un avviso pubblico rivolto a tutti i proprietari di immobili dismessi, mi auguro che il Piemonte della Misericordia voglia aderire a questo invito, e nel qual caso sarà il sito o uno dei siti della futura Casa Micciola. Il dragaggio del porto è cominciato, va avanti, a che punto siamo? Siamo alla fase di carotaggio per la caratterizzazione, c'è stata una prima fase, poi una seconda che è quella iniziata oggi con uno strumento più potente, e nel giro di pochi giorni concluderemo il prelievo dei campioni, 25 giorni per l'esame da parte dei laboratori, e poi spero, se tutto andrà bene con le risultanze dei laboratori, si procederà al dragaggio. Una giornata importante quella di oggi per la comunità di Casa Micciola, niente più ostacoli alle richieste di contributi grazie alla nuova piattaforma che in tempo reale chiarisce se è già possibile ottenere condono e contributo per la ricostruzione. La novità importante ulteriore annunciata dal commissario prefettizio però riguarda l'approvazione del piano speditivo, grazie alla quale i cittadini delle zone D e A4 potranno restare nelle proprie abitazioni salvo situazioni critiche di emergenza idrogeologica. Nel frattempo Federalberghi continuerà ad assicurare la sistemazione degli attuali sfollati che non possono fare rientro a casa. Vediamo il servizio. Commissario Calcaterra, sicuramente quella di oggi è una giornata importante, un passo in avanti decisivo per la comunità di Casa Micciola. Perché? Innanzitutto perché abbiamo avuto la stura, la presentazione dei progetti per la ricostruzione, perché questa mappa che il commissario Legnini ha presentato offre ai cittadini il quadro della situazione del nostro territorio, quindi non ci sono più ostacoli alle richieste di contributo, alla presentazione dei progetti, e si può dire che la ricostruzione non è ferma, anzi ha avuto un impulso molto forte con questa decisione, e speriamo che cominci veramente a muoversi questa macchina. E poi ancora per la delibera di approvazione del piano speditivo che domani pubblicheremo sul sito del Comune di Casa Micciola, che mette in pratica quelle che sono le misure previste dalla Regione Campania all'esito dell'attivazione del presidio territoriale, che consente, con il monitoraggio del territorio costante e quotidiano e con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dal Capo Dipartimento Protezione Civile, possiamo tenere i cittadini nelle proprie abitazioni ed essere costretti all'evacuazione solo se si superino delle soglie di allerta, allarme e pericolo, quali piogge intense che superino un dato di allarme indicati sempre dalla Regione Campania, o se i radar interferometrici sulle frane lasciano registrare dei movimenti pericolosi. Ovvio che non si evacuerà la popolazione nell'immediatezza di un evento franoso grave, chiamiamolo così, ma ci sarà una soglia di allarme preventivo superato il quale bisognerà ricorrere a questa procedura, ma insomma ci auguriamo che queste siano situazioni che non vedremo mai. Dottoressa, per chiudere, nei giorni scorsi è stato anche scongiurato il fatto che le persone che sono attualmente ancora ospitate in hotel potessero riscontrare problemi con l'inizio della stagione turistica. C'è stato un accordo siglato ancora una volta con Federalberghi?
Non si tratta di un accordo siglato, la convenzione con Federalberghi è stata già firmata a dicembre e nelle ordinanze del commissario delegato Federalberghi è individuato come soggetto attuatore per l'assistenza alla cittadinanza, quindi continua Federalberghi ad assicurare quel contributo al comune di Casamicciola e al commissario Legnini per la sistemazione degli sfollati, chiamiamoli purtroppo ancora così. Quindi ci darà una mano nel ricollocare adeguatamente coloro che dovranno essere spostati dagli alberghi che cesseranno la disponibilità all'accoglienza. Cambiamo argomento, un'altra problematica degli ultimi giorni, la direzione della struttura per anziani di Casamicciola, Villa Joseph, in questi giorni ha preso la decisione di chiudere temporaneamente l'edificio per effettuare dei lavori di ristrutturazione. Tale decisione non è stata gradita dal sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale, che per questo motivo ha indirizzato una lettera aperta al vescovo di Ischia, Pascarella, evidenziando le grandi ripercussioni che potrà avere la chiusura della struttura ed il conseguente trasferimento degli anziani in strutture della terraferma. Su questo argomento abbiamo raccolto le dichiarazioni del primo cittadino. Ascoltiamo. Sindaco, ha intrapreso una battaglia per senso civico, non è il tuo territorio, ma Villa Joseph è ancora una volta a rischio, in pericolo. Che cosa sta accadendo? Ma più che per senso civico, io credo sia doveroso occuparsi di questa faccenda. Sono stato investito del problema da familiari che hanno presso Villa Joseph propri parenti ed è una situazione incomprensibile per la verità. Lo è perché ogni tanto si parla di chiudere questa struttura, si parla che la struttura è in vendita, che debba essere trasformata in albergo piuttosto che in altre attività e sono sempre notizie che circolano e a pagare sono sempre i pazienti, nel senso che il contratto, ormai la retta mensile è arrivata a 1.500 euro al mese, è tanto, in più c'è la possibilità che i familiari accudiscono i propri parenti all'interno della stessa struttura. Oggi viene fuori che dai primi di aprile debbono lasciare la struttura perché vanno fatti dei lavori. Io francamente ho solo ricordato a Sua Eccellenza il Vescovo che questa struttura nasce col vincolo di destinazione d'uso di casa alloggio per anziani, in più questi pazienti non possono francamente essere spostati a terraferma perché ne morirebbero, perché lì non è solo un'assistenza sociosanitaria, lì è casa loro, non immaginano di vivere le loro giornate fuori da quegli spazi e in più verrebbero privati dalla possibilità di essere accuditi dai propri familiari, che alcuni di questi ci passano quasi tutta la giornata insieme ed è una gran bella cosa. E allora dobbiamo scongiurare questa opportunità, non devono andare a terraferma, se proprio si devono fare i lavori, innanzitutto per me è incomprensibile che la struttura è enorme, un'ala della stessa è stata già ristrutturata, quindi non capisco perché non possono trovare, diciamo, alloggio nella parte già ristrutturata mentre si ristruttura l'altra parte, ma se questo non fosse possibile, diciamo, per organizzazione di cantiere, mi piace pensare che 8, 9, 10 posti possano essere trovati stesso sull'isola d'Ischia, in attesa poi di fare i lavori e di ritornare a casa loro, tra virgolette, perché per questi è proprio casa loro. Non so che cosa c'è dietro questa compravendita, se di compravendita si tratta, non voglio entrare nel rapporto tra la gestione e la proprietà, non compete al sindaco farlo e soprattutto non compete al sindaco di Lacquameno, ma mi sento in dovere morale prima che politico di affiancare queste famiglie che vedono praticamente con grossa preoccupazione la possibilità che i loro cari vengano trasferiti a terraferma. I nostri anziani non sono pacchi postali e allora mi sono appellato, ho scritto una lettera aperta a Sua Eccellenza il Vescovo, che sono certo con la sua umanità vorrà, da buon pastore della diocesi di Ischia, a vivere il suo problema e affrontarlo e darci a breve la buona notizia che questi non saranno trasferiti.
Una notizia flash, anzi due notizie flash che riguardano ovviamente ancora l'isola di Ischia, ancora abusivismo purtroppo, ancora denunce, i carabinieri della compagnia di Ischia continuano il monitoraggio del territorio con la collaborazione degli uffici tecnici dei comuni isolani, controlli sull'isola Verde e in quella di Procida. Si parte da Barano dove i militari hanno denunciato tre persone in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali, hanno costruito 8 strutture in legno e muratura con copertura in lamiera, 150 metri quadri, la superficie irregolare rilevata tutta sottoposta a sequestro. In via Solchiaro a Procida invece i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una donna dell'89, il reato anche in questo caso è di abusivismo edilizio. In zona vincolata aveva edificato 2 strutture in legno e ferro di complessivi 100 metri quadri destinati ad abitazione cui sono stati apposti i sigilli. Ci spostiamo a Forio, il primo distretto del commercio dell'isola di Ischia è stato istituito dal comune di Forio e comprende l'intero territorio comunale. A darne notizia con una nota ufficiale è la stessa regione Campania che con decreto dirigenziale della regione numero 250 del 29 marzo ha riconosciuto ed iscritto nell'apposito registro il distretto del commercio di Forio. Il distretto rappresenta il frutto di un intenso lavoro portato avanti dall'amministrazione del Deo negli ultimi 2 anni, un lavoro continuo e preciso, si legge in un comunicato che ha portato l'amministrazione del Deo ad individuare nell'intero territorio del comune il distretto, creando così non poche nuove opportunità di sviluppo, facendo leva anche sulle diverse caratterizzazioni del territorio che comprende zone costiere, collinari, montane e dispone di un impianto economico, agricolo, commerciale, artigianale e turistico variamente distribuito su tutto il territorio. Forio è il primo distretto del commercio istituito sull'isola di Ischia e il 7° in tutta la regione Campania, un risultato di non poco conto che premia la progettualità condotta dall'amministrazione in questi anni, una grande sfida che abbiamo affrontato e portato a termine con successo per dare nuova linfa e nuove opportunità al nostro territorio, ha dichiarato il sindaco di Forio, Francesco Del Deo. Andiamo alla politica e agli argomenti nazionali. Nuvola TV è stata invitata presso la sede romana del celebre istituto Luigi Sturzo per testimoniare un partecipatissimo evento incentrato sulla figura di Maria Cristina di Savoia, regina delle due Sicilie, cui lo storico e filosofo Benedetto Croce dedicò un testo molto famoso. Alla presenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, degli ordini dinastici della Real Casa di Savoia, ex vertice della RAI e di docenti universitari, si è parlato del Mezzogiorno e del suo sviluppo sotto il profilo storico e culturale. Il nostro inviato a Roma, Luca Antonio Pepe, ha intervistato l'avvocato Laura Frattari, che è tra i promotori dell'iniziativa. Avvocato Laura Frattari, lei è segretaria nazionale dei convegni di cultura Maria Cristina di Savoia. Oggi presso la sede della Fondazione Luigi Sturzo a Roma si sta tenendo un convegno molto partecipato. Si parla di Sud, ma non solo, si parla dell'incontro tra due dinastie, quella di Savoia e quella dei Borbone, e in particolare di Maria Cristina di Savoia che tanto bene ha fatto al Mezzogiorno. Sì, noi siamo ispirati a questa figura molto importante, Maria Cristina di Savoia Borbone, che è stata una regina dei primi dell'Ottocento, è morta giovanissima di parto, a 24 anni, ma in soli 3 anni di regno con Ferdinando II di Borbone, con il quale ha trovato una discreta intesa, un'ottima intesa, perché dal libro di Croce che stiamo presentando si vede la complicità nel matrimonio. Noi seguiamo l'esempio di questa regina, di questa giovane donna, che è stata una donna completa, perché è stata una donna che è stata figlia devota, è stata una donna che è stata moglie, è stata una donna che è stata madre, anche se è morta di parto. È una donna cattolica, religiosa, una donna che però ha una mente aperta e una donna che nei primi dell'Ottocento ha tenuto la propria dote, e questo non era una situazione facile, anzi forse è stata l'unica all'epoca,
con la quale ha fatto grande beneficenza, beneficenza in silenzio, che se ne sono accorti dopo la sua morte, ma non solo, ha capito che la dignità delle persone e del popolo passava per lavori, per un lavoro retribuito bene. Quindi buona parte della propria dote l'ha utilizzata per creare lavoro, ridare lavoro, ha ristrutturato le seterie di San Leucio, usando la propria dote per acquistare i macchinari, far venire le maestranze che insegnassero alle donne del posto, creare una situazione per cui le donne potessero tenere vicino i propri figli, e in un certo senso faceva pubblicità perché usava le sete di San Leucio per i vestiti che si faceva fare, e ovviamente essendo una regina aveva una vita piuttosto, insomma, sociale ed era molto in vista. E c'è anche un che di attualità, perché in qualche modo i Savoia che incontrano i Borboni, anche un po' il sud che incontra il nord, in un periodo storico dove la fratellanza tra tutte le popolazioni d'Italia è quanto mai importante per far rinascere anche il nostro paese. È vero, diciamo, da questo matrimonio che si è cercato anche di minimizzare, di far vedere che non fosse un buon matrimonio, invece non è così. Non è così, e basta leggere anche quello che scrive Croce nel suo libro per capire che fra Maria Cristina e Ferdinando II di Borbone si era creata un'ottima intesa, e la regina Maria Cristina, anche se in silenzio, partecipava e collaborava con il marito, che la ascoltava e la rispettava, anche in una differenza di educazione e di caratteri, ma con grande complicità, e quindi da questo connubio è nata ad esempio la moratoria per i prigionieri politici sulla pena di morte. Quindi diciamo che è stato un connubio in quei 3 anni pochi molto felice. Per concludere, c'è anche un libro di cui state dibattendo, state presentando, facciamo un flash conclusivo. Sì, è il libro che Benedetto Croce ha scritto sulla Beata Maria Cristina di Savoia, perché da ultimo devo ricordare che Maria Cristina di Savoia è beata per un miracolo della guarigione di un tumore al seno, ed è chiamata a Napoli la Reginella Santa, ad oggi molto amata, e Benedetto Croce, che insomma, grande politico, filosofo, storico del nostro paese, ha voluto ricordare con un libro breve che però ne tratteggia argutamente i caratteri e il carattere, perdonatemi, e tratteggia acutamente quei 3 anni pochi che è stata regina di Napoli. Andiamo allo sport, parliamo di ciclismo. Alla Gran Fondo Fara Sabina, l'instancabile Michele Scotto da Busco è ritornato a farsi valere dopo aver ottenuto giustizia un anno fa in merito alle accuse infondate di doping che lo avevano portato alla squalifica per diversi anni. Insieme ad altri amici della Cicliscotto, Michele si è fatto valere ottenendo il primo posto di categoria e il sesto assoluto, nonostante le numerose difficoltà personali e logistiche. Che per potersi allenare in maniera adeguata riesce ancora a dire la sua, provando a trasmettere la passione e la cultura del ciclismo anche ai più piccoli. L'intervista. Michele Scotto, ci incontrammo l'anno scorso per raccontare la giustizia che dopo tanti anni sei riuscito a riottenere, ma la cosa più bella credo sia poter ritornare in pista, ovviamente a livello amatoriale, già qualche gara l'anno scorso, quest'anno ricominci alla grande con un primo posto di categoria, un sesto assoluto. Parliamo di questa gara e del ritorno in sella. Sì, la cosa più bella alla fine è riuscire anche ad essere competitivo come un tempo. Ci è voluto un periodo di adattamento, perché dopo tanti anni, sportivamente 7 anni sono tanti anni lontano dalle gare, dalle competizioni, l'età che avanza, e quindi il fisico ha avuto bisogno di lavorare sodo per un anno intero, e quest'anno alla prima Gran Fondo di stagione grazie a Dio si sono iniziate a raccogliere qualche frutto di tutto il lavoro di un inverno anche molto difficile per noi isolani, perché c'è stato un bel periodo che ci sono proprio mancate le strade su cui allenarsi. Raccontaci un po' di questa Gran Fondo, come si è sviluppata la gara, è una manifestazione a cui avevi già partecipato nel Lazio?
Sì, l'anno scorso siamo stati a fare in Sabina come quest'anno, però partecipai al percorso corto, il medio di 90 km. Quest'anno ho provato a affrontare il percorso più lungo di 120 km con più di 2000 metri di dislivello, un percorso molto impegnativo con anche un parterre di partecipanti giovani e anche molto molto forti. E, diciamo, è andata bene per me, ma soprattutto anche per tutti quelli che mi hanno accompagnato. Eravamo in 12 e si sono distinti in tanti, come Alfredo Del Neso, Massimo Chiocca, Domenico Di Meglio. Diciamo, hanno portato a casa tutti dei buoni risultati sui 700 partenti della manifestazione. Senti, c'è una bella cultura ciclistica qui a Ischia, per certi versi dal punto di vista anche agonistico, amatoriale in particolare, nonostante le difficoltà delle nostre strade, è ancora aperta la ferita di quell'incidente stradale che ha sicuramente segnato la vostra realtà, però mi sembra che Ischia stia cambiando questa tendenza. Voi state provando a riaccendere anche una cultura diversa attraverso la scuola per i bambini, come sta andando? Sì, noi crediamo fortemente che il futuro parte dai più piccoli. Purtroppo le abitudini sbagliate negli adulti fai molta più fatica a cambiarle, mentre inculcare già nei più piccoli abitudini molto più sane a tutela soprattutto del nostro ambiente, della casa comune di tutti, perché alla fine si vede che ci torna indietro un po' a tutti, non siamo esenti, nessuno può ritenersi al di fuori di certe problematiche, soprattutto quelle climatiche che in questi ultimi tempi stanno diventando veramente più serie. E quindi sì, il rispetto per chi, nonostante le difficoltà di quest'isola, basti pensare che noi per poterci allenare purtroppo ci tocca andare anche in pieno inverno in giro alle 5 del mattino, proprio per non essere da... lo dico con un sorriso, da fastidio per chi ancora insiste a voler utilizzare mezzi a combustione, e quindi cerchiamo un po' di tutelarci dal traffico uscendo così presto al mattino, ma anche insegnando il rispetto reciproco, non essere da intralcio alla circolazione, ma anche essere rispettati per chi utilizza mezzi alternativi. Chiudo, il tuo è un esempio di, lo dicevi prima, nonostante l'età, nonostante poi tutto quello che hai subito nel percorso anche giudiziario sportivo, però ecco, c'è sempre tempo per mettersi in gioco e per ritornare. Sì, proprio in questi ultimi mesi e forse nell'ultimo anno, quello che più volte mi sono ripetuto è che la parola fine mi piacerebbe darla, pronunciarla io, non farla, diciamo, pronunciare a nessun altro. Grazie a Dio la giustizia ha fatto il suo corso ho avuto giustizia, ma gli anni di inattività e l'età che avanza purtroppo quelli non li cancelli con una sentenza, quindi è stato sì durissimo riprendere un po' tutto in mano, però i risultati poi ripagano sempre, dove c'è fatica, impegno e dedizione i risultati arrivano sempre. Calcio a 5, dopo la sconfitta in casa della Futsal Barrese, la Fenix torna a vincere. Sabato scorso al Palazzetto dello Sport la squadra allenata da mister Gino Monaco ha portato a casa un'importante vittoria contro il Chiaiano. Ora una lunga sosta prima dell'ultima partita di campionato in cui gli isolani si giocano un piazzamento più agevole in quella che è una affollatissima zona playoff. Sentiamo. Mister Gino Monaco, una vittoria importante contro il Chiaiano, resta ancora una giornata da giocare, ma una classifica nel girone B cortissima, potete giocarvi il terzo, il quarto, ma paradossalmente anche il sesto posto. Sì, la classifica è corta, forse noi l'ultima giornata abbiamo la partita più difficile, però andiamo a Casoria per giocarcela, per dire la nostra. Io sono fiducioso, la squadra si sta allenando bene, penso che nei playoff potremo dire la nostra.
nelle ultime gare, prima della vittoria con il Chiaiano, sia con la Barrese sia nelle partite precedenti, anche con la Gerola in casa, in quel caso però comunque arrivò una vittoria, ci sono sempre stati infortuni o squalifiche. Quanto sta incidendo questo anche in una non continuità dei risultati positivi? Sì, noi abbiamo, come si suol dire, la coperta è corta, come abbiamo un paio di infortuni andiamo in difficoltà, specialmente se poi si infortunano ragazzi che possono dare il 100% e sono gli assi portanti di questa squadra, però comunque anche senza questi ragazzi gli altri hanno fatto il proprio dovere, hanno dato il 100%, abbiamo patito le assenze, però la prestazione c'è sempre stata. A Barra abbiamo fatto un'ottima partita, così anche prima, la prestazione in tutte le partite c'è sempre stata, forse la partita con l'Arzano in casa è stata la partita che abbiamo patito di più le assenze, Nica fuori, Cantieri che non doveva giocare, Balestieri che stava male, però anche lì, ecco, 3-2, si poteva fare meglio indubbiamente, però forse è stata l'unica partita che non abbiamo giocato come piace a me. Il quarto ha stravinto questo campionato, l'ha condotto dall'inizio alla fine, credo meritatamente arriva in C1, c'è un solo posto adesso da giocarsi per poter arrivare in C2, in C1 anche per la Fenix, è possibile questo percorso? I playoff sono sempre una lotteria, noi siamo attrezzati, a patto che siamo tutti bene, siamo attrezzati per dire la nostra. Io sono fiducioso, mai dire mai, anche se la formula mette molti paletti, dopo aver vinto il playoff bisogna fare un triangolare, insomma è dura, ma come è dura per noi è dura anche per gli altri. Tu hai detto il quarto ha vinto il campionato meritatamente, sicuramente, però anche lì noi andammo a giocare e facemmo la nostra partita, quindi io dico che questa è una buona squadra, possiamo sicuramente dire la nostra, abbiamo degli elementi che esperti che queste partite se le sanno giocare, quindi mai dire mai, poi il campo come sempre dirà la verità. C'è una sosta importante, sarà utile anche per recuperare un po' di forma fisica? Sì, stiamo lavorando proprio in questo senso, un piccolo richiamo, però perché poi in quelle partite naturalmente oltre all'esperienza ci vorrà anche tanta forza fisica, due settimane che ci faranno sicuramente bene. Per chiudere mister, quanto importante sarebbe importante giocarli in casa questi playoff, perché poi la posizione in classifica determina questo? Sì, se andiamo a casa e vinciamo sicuramente il primo playoff lo facciamo in casa e quello è sicuramente un vantaggio, anche se devo dire che noi fuori casa abbiamo fatto ottimi risultati, siamo andati a Torre e abbiamo vinto, con l'Accademia abbiamo vinto, noi forse abbiamo patito più in casa che fuori, però se dovessimo giocare il primo playoff in casa sicuramente sarà un vantaggio. Prima di salutarci, come sempre, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando sarà sempre un via vai di perturbazioni atlantiche con moto ovest verso est su tutta l'Europa centro-settentrionale, complice un minimo di bassa pressione che veicola queste perturbazioni, posizionato tra la Francia e le isole britanniche. Andiamo a vedere gli sviluppi sull'Italia, perché ci sarà parecchia nuvolosità medio-alta al centro-nord, nubi più compatte sulle regioni settentrionali. E difatti possiamo notare con la successiva grafica delle piogge che giungeranno in mattinata sulle Alpi centro-occidentali e alla Liguria. E poi durante il pomeriggio e la serata anche sul nord-est. In sintesi la mappa quindi dell'Italia, una giornata con nuvole irregolari al nord e sulla Toscana, delle piogge, come dicevamo, Alpi Prealpi, Nord-Est, Liguria, Toscana settentrionale. Al sud invece più sole e tra l'altro qui le temperature oltre i 20 gradi per il rinforzo dell'Ibeccio. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
È tutto per stasera con il telegiornale di Nuvola TV. Vi ricordo però l'appuntamento di domani mattina con il sentito appuntamento dell'Addolorata a Forio. Saremo in diretta dalle ore 10 con la Santa Messa, a seguire chiaramente la processione, diretta sul canale 80 di Nuvola TV e in diretta social sulla nostra pagina Facebook. La bella novità è che per dare ancora più risalto alla manifestazione, contemporaneamente trasmetteremo anche sul canale 75 nella provincia di Avellino e sul canale 82 di 6 TV. Dunque una copertura massima sicuramente per questa bella manifestazione che apre così la Decimana Santa, che seguiremo a Forio e anche con altri appuntamenti su Nuvola TV. Grazie per essere stati con noi. Il telegiornale di Nuvola TV ritorna domani alle 20:30. Buon proseguimento di serata.